giornate caldissime e venti deboli hanno fatto da cornice al premio Sandro Ricci, trofeo Rotary Club di Fermo, nona edizione della regata nazionale di vela categoria 2.4, prima prova della Goldman Cup, svoltasi lo scorso weekend a Porto San Giorgio. Vento in poppa per l'associazione organizzatrice Liberi nel Vento, costituita nel settembre 2002 per offrire ai disabili la possibilità di confrontarsi con il mondo della vela e, grazie all'utilizzo di opportuni accorgimenti tecnici, di praticare questo sport senza alcuna limitazione, fianco a fianco con gli atleti normodotati, come ci spiegano il direttore sportivo Fabrizio Ortensi e l'allenatore Stefano Iesari. Siamo un'associazione sportiva dilettantistica che si pone appunto come finalità di quella di mandare in mare ragazzi con disabilità, per questo dobbiamo delle barche dedicate, fatte apposta, insomma, quindi molto sicure e sono anche molto performanti da un punto di vista velico, difficili, quindi l'impegno non è leggero per loro. E in questi anni questa associazione è cresciuta tantissimo, siamo partiti da niente, siamo arrivati qui e siamo un punto di riferimento a livello nazionale, non ho timore a essere smentito quando dico questo, ovviamente con un po' di orgoglio. E questa è una manifestazione che noi facciamo ogni anno e che richiama tutti gli atleti dall'Italia, è forse la manifestazione più importante, forse ancora più importante del campionato italiano, e la facciamo qui, quindi San Giorgio, e noi dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa. Da quest'anno abbiamo rinnovato i pontili a mare e altre cose che sono da un punto di vista tecnico un valore aggiunto per migliorare la preparazione della nostra squadra, e quindi questo appartiene ai nostri piccoli passi e continui passi avanti per crescere, per fare meglio. Il nostro gruppo è un gruppo formato in questo momento da 10 atleti agonisti, numero molto importante per la classe praticamente. E più ci sono due o tre nuove leve in cantiere che speriamo presto di mettere in mare, insomma. E questo gruppo fantastico, devo dire, che è fatto da atleti con disabilità e atleti normodotati. Il bello di questa associazione è proprio questo, il fatto che unisce in maniera forte la disabilità e il normodotato. E quello che mi piace, che mi piacerebbe che passasse, è che realtà come queste nel territorio ce ne sono veramente poche, tanto è vero che i nostri atleti vengono da tutte le Marche, si può dire, no? Vengono dall'entroterra marchigiano, da qualcuno viene dalla maceratese, quindi è una realtà che secondo me ce ne dovrebbe essere di più, ecco. È una bella realtà a cui, dicevi, tutti possono aderire, quindi non c'è preclusione di sorta, e tutti nel segno dell'amore per il mare. Sicuramente sì, hai detto proprio bene, il fatto che ci siano queste realtà che permettono di accedere a un mondo come la vela in tutta gratuità, quindi solo dando disponibilità a venire, mettendo impegno, secondo me è una cosa che è fantastica, insomma, e sono molto contento di far parte di questo gruppo. Per l'associazione Liberi nel Vento, una nuova base nautica dotata di speciali pontili galleggianti, studiati e realizzati con l'idea di eliminare quell'infinità di barriere architettoniche contro cui le persone con disabilità devono quotidianamente scontrarsi sulla terraferma. Un'opera unica nel suo genere, tenuta a battesimo la scorsa domenica al termine delle competizioni dalle massime autorità cittadine e sportive. Ogni ragazzo ha un posto barca, quindi ogni barca che viene messa in acqua ha la possibilità di essere messa in ormeggio, cosa che prima facevamo fatica a fare. In questo momento, con questo pontile, riusciamo a coprire tutti gli atleti, tutte le barche in acqua. Con la cosa fantastica di questo pontile è che, come vedi da lì, dalle immagini, il pontile e la barca è alla stessa altezza.
quindi il trasferimento dal pontile alla barca è facilitato in maniera estrema. Un pontile che è stato concepito e studiato proprio per rendere il disabile completamente autonomo. Sì, questo è veramente il valore aggiunto rispetto agli altri pontili. Questo pontile qui, oltre ad essere in plastica, morbido, tutto quello che si può dire, quindi non traumatizzante per chi deve in qualche maniera approdarci, ha un grosso vantaggio che, essendo perfettamente a livello della barca del 2.4, cioè della barca del ragazzo disabile, lui può entrare e uscire da questa barca esattamente in maniera autonoma. L'autonomia del disabile è il punto chiave del nostro lavoro, cioè renderlo il più possibile autonomo, in mare, a terra, ovunque. Questa è veramente, diciamo, una delle nostre finalità prioritarie, e questo pontile in questo senso è il aver fatto bingo. Vincenzo Garino, delegato del CONI Fermo, oggi qui per una bellissima, straordinaria realtà del territorio fermano, Liberi nel Vento, un'associazione che fa tanto non solo per i disabili ma anche per i normodotati e avvicina molte persone al mondo della vela. Sì, sicuramente diciamo che questa realtà è una realtà, un'eccellenza del fermano, ma soprattutto direi delle Marche, perché ormai questa si è consolidata una delle associazioni più importanti d'Italia, quindi è diventata una perla della nostra zona, ma non solo della nostra zona. Oggi è stata una bellissima conclusione queste premiazioni di oggi pomeriggio, una conclusione di questi due giorni di regate di ieri e oggi, che ha visto una grande partecipazione sia di velisti, sia disabili che non disabili. Hanno gareggiato tutti nello stesso turno e quindi alle stesse condizioni. Quindi naturalmente i vincitori e i vinti ci sono stati da ambo le parti. E sicuramente chi ha vinto lo sport, ha vinto soprattutto lo sport della vela, perché la vela è uno sport molto bello, molto interessante, soprattutto perché si fa sul mare, e l'Italia è un paese sul mare, quindi noi viviamo con il mare, in simbiosi con il mare. Quindi questa è stata sicuramente una giornata bellissima, vissuta proprio nell'emblema del Liberi nel Vento, Liberi sul mare, quindi è stato veramente molto bello. Carlo Ondedei, presidente della FIV Marche, oggi una bellissima giornata per l'associazione Liberi del Vento e quindi anche per la FIV, di cui l'associazione fa orgogliosamente parte. Certo, assolutamente sì. I ragazzi di Daniele e tutta l'associazione Liberi del Vento da anni portano avanti un'attività meravigliosa. Sono partiti dal nulla e piano piano si sono costruiti una base nautica all'avanguardia in Italia. Un'associazione che può dare anche la possibilità di scoprire nuovi talenti. Sì, sicuramente. Avete visto che questa classe velica, oltre che regatare con i diversamente abili, regata anche con i normodotati, per cui c'è questo incontro ed è molto positivo sia per i diversamente abili che per i normodotati, perché c'è uno scambio di opinioni, uno scambio di attività bellissimo. Loro egregiamente lo stanno portando avanti, e quindi un plauso, veramente un plauso a tutta l'attività che hanno svolto e che dovranno svolgere. Tra l'altro, in questo ambiente bellissimo, Porto San Giorgio, è stato detto da tutti gli atleti e gli allenatori, si presta molto bene a questo genere di gare, infatti ne ha già ospitate tante di livello. Sì, ogni anno, diciamo che Porto San Giorgio con l'associazione Liberi nel Vento ormai è diventato una classica, perché negli anni ha sempre portato avanti l'attività loro e hanno svolto, tutti gli anni svolgono un campionato italiano. Quest'anno mi sembra che sia la quinta edizione, per cui è una riprova della capacità che hanno dimostrato e che sanno portare avanti. Grande soddisfazione nelle parole del presidente dell'associazione, Daniele Malavolta, che ricorda in proposito l'importanza e la vicinanza costante di sponsor ed enti del territorio. Siamo Liberi nel Vento, ha investito fortemente nel corso di questi 13 anni. Crediamo nello sport, ci piace, ci divertiamo e quindi abbiamo la fortuna di avere degli sponsor, degli enti che ci sostengono e i denari li spendiamo, cerchiamo di spenderli con responsabilità, con intuito e oggi vedete quello che siamo riusciti a fare, che è
la base più bella d'Italia, ma non solo, la più funzionale d'Italia. Con il presidente del Rotary Fermo, Luca Romanelli, Rotary che è il main sponsor non solo di questa competizione ma che da anni è vicino all'associazione Liberi del Vento, un'associazione che sta facendo tanto e che è giusto appoggiare. Giustissimo, noi siamo felicissimi, siamo orgogliosi di essere main sponsor di questa manifestazione da diversi anni. Io credo che questi ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile, riescono a trasformare uno svantaggio in un'opportunità, quella di esprimersi a livello sportivo e anche di creare dei legami forti d'amicizia fra di loro e con l'esterno e con noi in particolare del Rotary. E tra l'altro grazie a questa associazione si eliminano le distanze tra normodotati e persone con disabilità, in conformità alle iniziative del Rotary si dà un grande aiuto alla collettività. È proprio così, io mi sono fatto spiegare come sono fatte queste barche della classe 2.4 MR e la tecnologia anche aiuta a mettere, diciamo, al pari livello persone normodotate con persone con difficoltà, quindi sono tutti liberi nel vento. Carlo Iomi, presidente della Lega Navale, si può dire padre putativo dell'associazione Liberi nel Vento, che ha avuto origine proprio da voi ed ora sta camminando ormai da tanti anni, diciamo, con le sue gambe e sta andando lontano. Certamente, noi abbiamo, diciamo, siamo stati i padri putativi dell'associazione Liberi nel Vento nel 2001. Nel 2001 abbiamo dato, diciamo, la spinta per partire a Daniele, che ha creato un gruppo bellissimo. Avete potuto vedere quello che è riuscito a fare in questi 14 anni di vita. Ecco, diciamo che prima erano nelle posizioni indietro, adesso di media è sempre nelle posizioni medio-alte della classifica e quindi vuol dire che si è fatto un bel lavoro e che si sta andando avanti a velocità della luce. Una base nautica che è unica in Italia per questa attività, proprio per i portatori di handicap. Siamo veramente all'avanguardia. E è un grande ragazzo che ha creato un gruppo veramente unito e che è riuscito insieme a noi anche ad organizzare il campionato del mondo del 2012, vi ricorderete tutti. Ogni anno, certo non si può organizzare un campionato del mondo, però organizziamo questa bella regata, che è il campionato, questa regata nazionale che, dove vengono tutti gli equipaggi che ci sono, che è la più numerosa praticamente della stagione, e speriamo nei prossimi anni di riorganizzare una manifestazione importante. Venendo alla competizione sportiva vera e propria, ben 20 sono stati gli atleti partecipanti in rappresentanza di Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Sardegna e persino della Svizzera, 9 invece i regatanti di casa. La vittoria finale della regata, manifestazione che tra l'altro si può fregiare del prezioso patrocinio di Expo 2015, è andata, come pronosticato, al campione della nazionale paralimpica Antonio Squizzato, già vincitore dell'edizione 2014, seguito da Pasquale Lapera e dall'atleta di casa Giorgio Piccioni. E il vincitore della regata di oggi è Antonio Squizzato, atleta paralimpico a Londra e Pechino, anche se in diverse categorie. Oggi com'è andata? Diciamo che il Porto San Giorgio è molto bella, gli spazi, la logistica sono molto buoni. E abbiamo avuto la fortuna di trovare bel tempo, sole, però un po' troppo caldo e quindi poco vento. Quindi il campo di regata era molto difficile. Non sono contento di come ho regattato, sono partito male, quindi ho avuto anche un po' di fortuna a vincere questa regata, però mi sono divertito, insomma, c'erano in acqua anche altri bravi regattanti e quindi è stato bello. La bellezza di questa associazione è che riunisce persone con disabilità e normodotati, che riunisce magari dei campioni come te, delle persone che lo fanno solo per passione del mare, però tutti insieme, insomma, per questo unico amore per il mare. Ma questa è una cosa molto bella di questa classe, il fatto che si possa regattare sia normodotati e disabili, con diversi tipi di disabilità, si può regattare tutti assieme, quindi la differenza alla fine lo fa la passione, l'allenamento, la determinazione, insomma, quindi il manico è quello che fa la differenza in acqua.
Poi qua l'associazione è molto attiva, c'erano 9 barche solo dell'associazione in acqua, e poi il posto è bello, insomma è una delle regate più importanti che ci sia in Italia della classe, e quindi per quello che è stato divertente, insomma eravamo in tanti, è vero che il livello era vario, ma c'era qualcuno di molto bravo, quindi abbiamo fatto dei bei duelli. Ecco, ora raccontaci un po' della tua esperienza in queste competizioni di livello, parliamo delle Paralimpiadi, cosa vuol dire gareggiare e portare quindi la bandiera del nostro paese e anche di tutte le persone che ti conoscono, del tuo territorio, della tua associazione, così lontano? Ma è, insomma, sia una responsabilità e sia un'emozione, è anche forte, insomma, vuol dire tante cose, vuol dire fatica, perché vuol dire tanto allenamento. Vuol dire gioia quando si ottiene qualche risultato, magari anche piccolo. Il livello logicamente cresce, perché se parliamo di gare a livello mondiale, l'agonismo, insomma, il livello appunto è estremamente elevato, quindi è stimolante, è vita, insomma, è tutto un insieme di emozioni. A novembre volerai a Melbourne per prepararti per le Paralimpiadi, quindi previsioni? Ma è l'ultima occasione per qualificare la nazione, l'Italia, per Rio 2016. Abbiamo fatto un percorso con la federazione, e quest'anno ho visto alcune regate internazionali in Olanda, in Inghilterra, in Francia, a settembre andiamo in Spagna e poi ci sarà appunto il Melbourne. Diciamo che queste varie esperienze, cioè le esperienze di quest'anno, fanno ben sperare per la qualificazione. Poi ogni regata è un'avventura a sé, quindi insomma adesso un gesto scaramantico lo devo fare. Però tanto comunque ci andiamo, insomma, ecco, determinati sicuramente. Diciamo che il programma federale è stato intenso sia in termini di allenamento che di regate, e questo ha permesso di crescere. Il supporto della Canottieri Garda Salò, il mio circolo, è importante, quindi ho fatto altre esperienze supportate appunto dal circolo, e quindi i presupposti ci sono. E siamo con Filippo Maretti, allenatore degli atleti paralimpici per la Federazione Italiana Vela e allenatore tra l'altro di Antonio Squizzato, che abbiamo sentito prima. Qual è il valore aggiunto di questa disciplina, in particolare di questa classe, la 2.4? È sicuramente il fatto di vedere navigare e confrontarsi i ragazzi normodotati con i disabili. È un confronto sempre leale e assolutamente di alto livello. Considerate che a livello internazionale la classe è open, è anche open, di conseguenza sono dei campionati del mondo organizzati open, quindi la disciplina comprende sia l'attività paralimpica che i normodotati. E la maggior parte delle volte sono proprio i ragazzi con disabilità che hanno la meglio su ragazzi normodotati. Questo è un aspetto, secondo me, fondamentale dal punto di vista delle pari opportunità, dal punto di vista proprio del confronto tra persone alla pari. Ecco, ci dicevi prima che nell'arco della tua carriera hai allenato sia atleti normodotati che atleti disabili. Ho allenato sì, le squadre giovanili di tavole a vela, le squadre olimpiche di tavole a vela, poi sono passato al 2.4 nel 2010, e sicuramente quello che balza all'occhio è lo spirito sportivo che contraddistingue questa attività, l'attività paralimpica. Si naviga e si gareggia proprio con lo spirito di confrontarsi, con dedizione alle regole, all'impegno e al miglioramento in 360 gradi. Fabio Mariani, uno degli atleti di Liberi nel Vento che oggi ha partecipato a questa bella gara. Fabio, da diversi anni ormai frequenti questa associazione. Che emozione ti dà andare in barca a vela? Beh, andare in barca a vela è una cosa particolarissima, è da provare per capirlo, però la sensazione di libertà. Ci si confronta tra, diciamo, persone che hanno una disabilità e invece persone che non ce l'hanno, quindi anche questo è bello, perché poi ogni differenza viene annullata e anzi magari la gara poi la può vincere
Esatto, questo è vero. Io già in passato, diciamo così, prima del mio incidente andavo col windsurf, quindi avevo una gran passione per il mare. E poi, stando all'interno dell'associazione, addirittura noi abbiamo avuto un'affiliazione con un circolo subacqueo di Civitanova Marche, al quale io poi ho anche aderito, e quindi facciamo pure immersioni, quindi siamo veramente vincolati in un certo senso al mare, diciamo così, siamo delle cozze allo scoglio, quindi ognuno di noi sfrutta il mare in tutte le sue possibilità. E, è stata una riconferma, riconfermare il piacere che avevo per quello che era le emozioni che mi trasferivano il mare, prima dell'incidente e dopo l'incidente, con un vincolo forse maggiore grazie proprio al gruppo che si è creato qui. E quindi è bello perché si può, diciamo così, essere tutti insieme e fare qualcosa che piace a tutti, allo stesso tempo anche una grande valenza sociale, perché come gruppo poi vengono coinvolte molte altre persone, e quindi diciamo è positivo per la persona e per gli altri, ecco, diciamo c'è questo risvolto extra. Noi siamo un gruppo ben amalgamato, all'interno del gruppo c'è gente con problemi, con difficoltà, disabilità, e gente che è normalissima, però il bello di questo gruppo è il fatto che ognuno vale per quello che è, per quello che è come persona innanzitutto, e poi per quello che è come atleta. E poi, uscendo in mare, il coltello è tra i denti, quindi non si sa mai chi arriva primo, chi arriva secondo. E questo è importante perché dovendo giocare tutti alla pari, nessuno ha il risultato in tasca e quindi dipende da quanto sei bravo. E lì, in quel caso, c'è la possibilità di mostrare di essere tutti allo stesso livello. E per questo è ancora più bello. Uno straordinario weekend di sport e integrazione che ha saputo regalare ai suoi partecipanti l'opportunità di muoversi e di sentirsi liberi, anzi, liberi nel vento. E forse il logo dell'associazione rende benissimo essere liberi nel vento. Quindi significa, tutto sommato, annullare quelle che sono le differenze tra chi ha un problema e no e veramente all'interno del flusso del vento essere tutti liberi. We were all meant to fly. Spread your wings across the universe. It's your time to. It's your time to shine. There's a light inside of.